Buonasera amici di Nova News 24, arriva uno scoop incredibile direttamente dal Grande Fratello VIP. Mentre Antonino ne ha dette di peste e corna di Oriana Marzoli, sembrerebbe che proprio stanotte i due abbiano passato di nuovo la notte insieme sotto le coperte. Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana sta diventando sempre più tossico, ma le cose sono precipitate il 16 novembre durante la prima nottata sotto le coperte. Da quel momento la spagnola si è presa una bella cotta per l'ex compagno di Belen. Dopo due o tre notti sotto al piumone, per oggi fino ha trovato la prima scusa per scaricare la coinquilina che per qualche giorno si è disperata. I due poi sembravano aver trovato un equilibrio che si è spezzato lunedì durante la puntata. Antonino ha rivisto la Lamborghini scatenando così la gelosia della Marzoli. Dopo la puntata Spinalbese ha cercato di chiarire con l'amica speciale: esteticamente è ovvio che mi piace ancora e sono affezionato a te, però non credo che tra noi possa funzionare. Poi mai dire mai nella vita, poi non ti avevo mai nascosto che provo del bene per Ginevra. Ieri pomeriggio tra i due è scoppiato un nuovo forte litigio che dopo Oriana ha scoperto mentre Antonino stava sparlando di lei. Tu mi fai passare per scema, ha detto Oriana. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a dire che non sono capace di fare discorsi profondi. Se vi siete persi l'articolo di Nova News 24, riguardatelo, ma la notizia adesso è che i due ritornano dopo la guerra fredda proprio sotto le coperte. La bionda è rimasta quasi un'ora a massaggiare lo stesso ragazzo contro il quale aveva urlato solo 3 ore prima, e dopo il massaggio c'è stato proprio uno scoop incredibile. La Marzoli ha scatenato l'ironia del web, ma oltre all'ironia del web, i quali si sono divertiti a dire di peste e corna dei c'è stata due, proprio una confessione incredibile. Dopo il massaggio, Rihanna ha rivelato a Sara Altobello di avere un ritardo, e ovviamente sui Twitter sono apparsi meme e tweet ironici di ogni tipo. Ma amici di Nova News 24, quello che sta succedendo ovviamente ancora non è certo, un ritardo non significa nulla, ma potrebbe essere qualcosa di diverso da quello che quelli del web ovviamente fanno intendere. Intanto, amici di Nova News 24, vogliamo sapere il vostro parere. Diteci cosa ne pensate, diteci il vostro parere. Se secondo voi la coppia che è scoppiata adesso è ritornata in pace oppure è solo fumo. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.